Tartaglia per questa analisi che seppure breve per via del tempo, però veramente molto precisa su due argomenti importanti. Uno appunto è la questione della TAV e l'altra sulla questione appunto delle grandi opere. Ci ha fornito in questa sua spiegazione, insomma, nel condividere questo suo sapere con questa sua analisi, degli strumenti per sviluppare il senso critico rispetto a tematiche che sembrano veramente lontanissime perché così grandi, ma che in realtà sono nel nostro quotidiano. Quindi grazie. E adesso passiamo ad aprire il dibattito, un po' di domande da parte di Nilo Durbiano, e grazie. Ma io sono sempre indisciplinato, perché dalla Val di Susa la disciplina, insomma, ce la autogestiamo noi tendenzialmente, ecco. Io vorrei stimolare le domande. Io non ho molte domande perché Angelo è stato, lo posso ringraziare anche qui pubblicamente, e non è la prima volta che lo faccio, uno dei primi consulenti per tutte le amministrazioni della Valle. Si è speso tantissimo, gratuitamente, perché è bene anche dirlo questo, ha destinato ormai credo 15 anni della larga parte della sua vita nell'approfondire, nello studiare documenti, nel confrontarsi con l'amministrazione, nel confrontarsi col movimento, perché la Valle di Susa, il sistema tende a dire che non è Torino. Io sono nato e vivo tuttora in Valle di Susa, ma mi considero di Torino. Ma non è un'opinione personale, perché se vado all'università vengo a Torino, se vengo a lavorare vengo a Torino, vivo la maggior parte delle ore della mia vita a Torino, spesso dormo da un'altra parte, la classica periferia, ma io vivo a Torino. E questo sistema tende, già il famoso divide et impera, anche in questo si manifesta, perché lì è nato un germe un po', se vogliamo, contro il sistema, non voglio dire rivoluzionario, ma comunque sia che sia opposto. Com'è nato intanto? E credo che sia importante che si sappia questo. C'erano tre gambe. Il movimento Notav è nato, è cresciuto ed è vissuto su tre gambe: la gente, i tecnici. E quando si dice la gente, c'era un movimento strutturato, organizzato, chiaramente, con i vari presidi sparsi nella valle, con decine, centinaia di volontari, tra l'altro, che si occupavano di comunicazione, che si occupavano di andare a reperire tutti i documenti dall'Unione Europea al nostro governo. Quando sono successi i primi fatti, i primi incidenti, le prime interviste che venivano fatte ai sindaci, una delle domande tipiche era: ma come fa la gente a essere così preparata qui? La vecchietta al mercato in Valle di Susa era più documentata dei giornalisti che venivano a fare le domande. Quindi questo è un elemento per dire che il sistema tende, oggi diceva prima Angelo, non c'è più la politica non c'è più. Allora, tutti soppini, tutti in silenzio. In Valle di Susa, ormai da 10 anni, io personalmente, ma un fatto personale, ho vissuto varie situazioni, la deadline rispetto al fatto che il sistema ha deciso, cioè la politica ha abbandonato la questione TAV e l'ha derubricata a una questione di ordine pubblico. Da oltre 10 anni in Valle di Susa chi emette le ordinanze si chiama prefetto di Torino, è il prefetto di Torino che si confronta con il questore di Torino, e ci mandano decine, centinaia di poliziotti e agenti delle forze dell'ordine vari di tanto in tanto a bastonare, manganellare, oppure con soprusi, perché sto parlando a ragion veduta, di ordinanze che vietano a... cioè noi sentiamo i dibattiti, no, sulle mascherine e non mascherine, no, sulle violazioni delle libertà. Da noi vietano di andare a casa tua. A casa tua non puoi andare a coltivare la vigna, i campi, devi mostrare i documenti. Allora, questo
è uno dei motivi per i quali sono qui a rompervi le scatole. Nel senso che Ugo ha inserito nel programma, e c'è solo un altro candidato, gli altri nessuno, ha inserito la questione TAV. E qui lo devo contraddire. Non è vero che Torino non c'entra. Torino c'entra e come? Nel 2005-2006 il sindaco di Venaus andava col presidente della comunità montana a Roma e si trovava, dopo l'8 dicembre, dopo gli scontri dell'8 dicembre, è stato il top. Eravamo quattro sindaci che messi assieme non arrivavamo a 10.000 abitanti e avevamo 11 ministri e il presidente del consiglio di fronte che provavano ad intimorirci. Questi non avevano mica capito, e noi siamo andati avanti per anni, siamo ancora in ballo. Perché siamo in ballo? Aggiungo veramente 5 minuti, però ho 3-4 cose da dire che ci tengo. Noi ieri sera ci sono stati il classico, ma tanto fa adesso fa caldo, quindi la sparata di un po' di acqua, no? Il cannone d'acqua, queste cose qua. Non più a Venaus, non più a Chiomonte, ma a San Didero. Perché quando parliamo di opere pubbliche e parliamo di opere pubbliche utili, credo che siamo tutti d'accordo. Opere pubbliche, denaro pubblico, utili a chi? Non a chi gestisce la speculazione finanziaria, non ai grandi gruppi imprenditoriali delle grandi imprese, come diceva Angelo. Il denaro pubblico deve essere speso per i cittadini, opere pubbliche per i cittadini. Non serve. A San Didero stanno costruendo, attualmente c'è un fortino dal costo di 5 milioni di euro per la sicurezza, ed è un fortino. Avete visto voi i passaggi in Palestina, i campi di Shamri Shatila, che avevano 3 metri, 4 metri di inferriate e poi i reticolati sopra? Voi fatevi la gita a San Didero, sulla statale trovate il fortino. Dentro cosa vogliono fare? Vogliono costruire l'autoporto nuovo di San Didero. L'autoporto è uno spazio, un mega parcheggio per ospitare i tir con i soldi della TAV. Allora fatemi capire, mi raccontate da 30 anni che dobbiamo costruire la TAV per togliere i tir che inquinano l'aria e creano problemi di ogni genere anche sulla viabilità. Susa ha un autoporto oggi, sono 190 stalli, posti camion, lì faranno la mega stazione internazionale di Susa. Nessuno ha ancora capito oggi a che cosa serve e chi dovrà spostarsi lì. Io ho passato una domenica ad aprire i file per vedere come era fatta, osservo da ferroviere anche che sono previste 6 uffici biglietterie. Voi andate a Porta Nuova, non li trovate manco a Porta Nuova 6 uffici biglietterie adesso, però quella costa 100 milioni di euro, progettata da un famoso architetto giapponese. E che cosa comporta questo? Comporta lo spostamento dell'autoporto 190 stalli a San Didero. Beh, chiaramente chiudono quell'autoporto lì, lo faranno più piccolo, chiaramente, no? Perché se fanno la TAV non servono più 190 stalli al giorno, ne servono di meno. No, 400 stalli. Il nuovo autoporto, fatto con i soldi della TAV per togliere i tir in Valle di Susa, è il doppio di quello esistente in questo momento. Chiudo. Allora, Torino c'entra e come? Perché il sistema che è stato adottato, che vige in Valle di Susa, è il sistema Torino. Qualcuno potrà parlare di come sono utilizzati i fondi per le residenze universitarie da parte di qualche fondazione, ad esempio. Oppure
venendo qui ho detto, mi faccio un giro solo su Wikipedia, banalissimo. Ho detto, proviamo a vedere, no? Noi parliamo di Torino-Lione. Lione, 500.000 abitanti, da oltre 50 anni ha 4 linee di metropolitana che trasportano quasi 1 milione di passeggeri al giorno. 500.000 abitanti. Poi però vabbè, i francesi sono più avanti, la France sono sempre più avanti di noi. Andiamo a Lisbona allora, che ha 500.000 abitanti e dal 1974 ha 4 linee di metropolitana che trasportano oltre 500.000 di passeggeri. Torino, un terzo in più, quindi ne avrà di linee metropolitane. No, Torino ha una linea di metropolitana inaugurata nel 2006, ha già però Torino alle Olimpiadi. Ecco dove sono finiti i soldi, magari per fare una o due linee di metropolitana. Sarà mica questo il sistema, che di pari passo è uguale ai 9 milioni per il tunnel, più gli altri 10-11 per arrivare a 25 milioni previsti, miliardi di euro per fare da Torino a Lione una gita in treno, magari per risparmiare mezz'ora, e chiudere gli asili nido, chiudere gli ospedali, non avere i soldi per pagare e assumere a tempo determinato infermieri, medici. E adesso è comodo parlare di questi, ma dobbiamo parlare anche, come parlavano, come tutti sappiamo, il lavoro ormai è appannaggio di pochi privilegiati, gli altri sono schiavi. Noi dobbiamo lottare e ci candidiamo per questo motivo.